la riuscita di questa iniziativa, ai quali io dedicherei un saluto. Perché siamo qui oggi, vi mostreremo subito un filmato. È un filmato del dottor Imposimato, giudice emerito della Corte di Cassazione. È un filmato abbastanza esemplificativo, talvolta in questa città, mentre voi lo sapete chi è Imposimato, parrebbe che si sia persa la memoria. Noi ce ne vogliamo giovare perché è un filmato molto recente. Ricorderete che il 23 di ottobre noi eravamo qui, non tutti voi eravate qui, ma ci siamo stati. Il titolo di quella occasione era La guerra è alle porte. Oggi invece il titolo è, con un punto di domanda finale, di guerra aperta. E non sto a entrare nelle cadute, vi dirò solo così, per il momento vediamoci Imposimato. Poi ci vedremo uno spottino, un trailer di Martinelli. Voi sapete che due giorni fa è uscito il film su Mica. E sentirete dal trailer, in quelle parole, che cosa si dice. Certo, Martinelli è un po' fuori dal mainstream, come noi, che vogliamo essere fuori dal mainstream, dal flusso corrente, che ormai la fa da padrone. Noi oggi qui siamo a fermare, siamo per affermare che un pezzo di Milano non vuole stare in mainstream. Io direi di iniziare con il video di Imposimato e sistemiamo le luci. Come presidente di un tribunale simbolico a una iniziativa per la difesa delle Nazioni Unite, e uno dei partecipanti a questa iniziativa ha duramente condannato questa esercitazione NATO nel Mediterraneo, affermando che si tratta di una esercitazione che minaccia la pace del mondo. Ma io vorrei soffermarmi su un aspetto che qui forse non è stato preso in esame. Nel corso delle indagini che ho fatto sulle stragi che sono state commesse in Italia, dalla strage di Piazza Fontana alla strage dell'Italicus, alla strage di Piazza Pedagogica, ancora la strage di Bologna e dalle stragi di Capaci e di Via D'Amelio, dove sono stati uccisi, massacrati i miei colleghi Giovanni Falcone e Paolo Borsellino e gli uomini della scorta, si è accertato che l'esplosivo utilizzato veniva dalle basi NATO. In Italia esistono 7 basi NATO, sono 7 logge massoniche. Questo l'ho scritto in un libro che si chiama La Repubblica delle Stragi Pulite, e nessuna di queste affermazioni è stata mai smentita. In alcune di queste basi si riunivano terroristi neri, esponenti della NATO, ufficiali della NATO, mafiosi, uomini politici italiani e massoni alla vigilia di attentati. Questo è stato riferito da testimoni diretti, e questo accade dai primi anni 60 ininterrottamente. Uomini della NATO erano in contatto con terroristi neri, sicché io sono convinto che la NATO ha avuto un ruolo negativo nella dinamica democratica di questo paese, ma non solo di questo paese, ma anche di altri paesi dell'Europa. Ecco, io non vorrei dilungarmi troppo, comunque non vorrei dire, tra l'altro, che queste esercitazioni, queste iniziative della NATO mettono in pericolo la pace ed espongono prima di tutto l'Italia
anche ricordi rappresaglie da parte di paesi che ovviamente vengono di dove si infettano. Per molti anni anche io ho creduto in buona fede che la NATO fosse un'organizzazione difensiva della pace e della sicurezza. Non era vero. E sono sbagliato. Il problema è che la disinformazione, il silenzio della stampa impedisce a gran parte della pubblica opinione di conoscere queste tremende verità. Mi sono occupato anche, come sa, perché tu chiese le grazie per avermi invitato, della vicenda dell'11 settembre. Stiamo cercando di conoscere la verità che per voi è abbastanza chiara. È stata un'operazione grave, quindi il problema è che, ripeto, bisogna uscire dall'ambito di questo movimento per cercare di portare all'esterno questi grandi problemi che minacciano la pace, la sicurezza e che possono provocare una guerra devastante per tutti quanti noi. Vi ringrazio e vi esprimo la mia solidarietà e la mia fiducia. Grazie.